Sulle rive della Durance venne trovato nell'agosto 52 il cadavere della piccola Elisabetta Drummond. Poco sopra, nel luogo che la polizia perlustra, erano stati massacrati la madre e il padre, noto scienziato inglese. Questa la fattoria del Dominici, verso la quale si orientarono subito le investigazioni. Furono i figli del Dominici a rivelare dove era nascosta la carabina. Qui era la macchina dei Drummond nella notte dell'eccidio. Finalmente la taglia offerta da un giornale inglese sarà pagata. Le donne di casa Dominici protestano l'innocenza della famiglia. Il figlio Gustavo viene condotto a Digne per un ennesimo interrogatorio. Il vecchio, dopo la confessione, viene accompagnato sul luogo del delitto per la ricostruzione dell'accaduto. La scoperta del colpevole è dovuta all'ispettore Sebei, che per 15 mesi si è battuto contro l'omertà della famiglia Dominici. Se dall'Ur si raggiunge il cimitero di Forcalquier, tre croci dicono una pietà, un orrore che nemmeno la giustizia potrà attenuare.